La clipeologia è la teoria degli antichi astronauti, si è evoluta nella paleoufologia razionale. Qui troverete una teoria organica, coerente. Proprio così. In tutta franchezza, io non mi preoccuperei tanto. Elementi di paleoufologia razionale, versione 2.0, metodo razionale di ricerca delle presunte influenze e contatti di culture aliene all'interno di civiltà terrestri, datate in un arco di tempo, meno infinito, 1500 d.C. Criteri di debunking, ricerca per eventi potenziali a carattere ufologico, oltre 1500 d.C. Quando si ha a che fare con problemi chiusi, la ricerca è sempre facile perché ci saranno solo variabili ed il risultato sarà una scienza certa. Se sfortunatamente si finisce per avere a che fare con eventi complessi, allora il numero delle variabili cresce. Oltre alle variabili che influenzano il fenomeno ci saranno anche delle mutabili, ed anche delle variabili nascoste che potrebbero non essere nemmeno osservabili. I problemi saranno aperti e la ricerca non sarà una scienza certa. Nella migliore delle ipotesi, qualora si riuscisse a chiudere con assunzioni logiche i problemi aperti osservati, il risultato della ricerca non sarebbe una scienza certa, ma tendenzialmente certa. In un oggetto di studio complesso, l'ultima cosa che serve è incasinare di più la situazione e non seguire un metodo razionale per defuffarizzare il problema. Primo passo. 1. Osservare il fenomeno, scremandolo dal rumore antropico e dalla simmetria informativa. 2. Descrivere il fenomeno imparando a misurarlo. 3. Costruire un modello descrittivo e quindi anche estrapolativo. 4. Verificare le estrapolazioni e ritornare al punto 1 se i dati osservati non confermassero i dati attesi. Nel fare tutto questo occorre che la ricerca sia misurabile, creare un sistema di condizioni necessarie che devono essere soddisfatte per ritenere un evento ufologicamente reale tale che l'evento non sia spiegabile facilmente con fenomeni naturali, aerei, satelliti, Iridium Flares, aeromodelli a LED, lampare cinesi, hoax, verificabile, ossia garantire la replicabilità indiretta del fenomeno, falsificabile, vuol dire che i potenziali terzi ricercatori devono essere messi in grado di poter confutare una teoria. Consideriamo adesso gli assiomi di paleoufologia razionale. Assioma numero 1, Darwin ha ragione, il creazionismo è una cagata pazzesca. Corollario darwiniano esobiologico. Le razze aliene intelligenti che possono generare un paleocontatto nel passato della storia dell'uomo sono due: la razza insetti sapiens e o la razza saurica sapiens. Le razze aliene mammifere non potranno aver generato un paleocontatto, perché sconteranno come noi mammiferi terrestri un ritardo evolutivo di circa 65 milioni di anni. Assioma numero 2. Un Oppert incrina una teoria epiciclica classica, ma non è sufficiente per dimostrare una nuova teoria, occorre che la nuova teoria inglobi sia l'Oppert, che tutte le altre rilevazioni storiche. Assioma numero 3. Gli alieni tecnologicamente avanzati saranno sicuramente razionali. È logico attendersi che gli alieni rispettino il principio atteso di comportamento logico di un alieno razionale, che permette sia il rispetto del principio di neutralità, sia la garanzia di tutela dell'incolumità dell'alieno durante l'esplorazione di un mondo selvaggio ed arretrato. Assioma numero 4. Ogni paleocontatto è un contatto a sé e come tale va dimostrato. L'assenza di prova non è una prova. Assioma numero 5. Le culture narrano e disegnano e scolpiscono le cose che hanno visto.
È il postulato che si usa quando si approccia all'iconografia e ai reperti di una cultura, esattamente la stessa chiave di lettura che gli storici usano sulle caverne dell'arte rupestre del Neolitico quando sono dipinti animali. Da questo principio di lettura scaturisce che le culture narrano e disegnano e scolpiscono cose che hanno visto. Se si stesse osservando elucubrazioni astratte, allora vi saranno contraddizioni biologiche nella descrizione iconografica, che relegherà il reperto a pura immaginazione e mito. Assioma numero 6, il rumore entropico e crescente. Alcuni fondamenti di misurazione di paleoufologia razionale, per T oltre 1500 d.C. Per essere reale un potenziale evento deve essere comprovato da qualche misurazione o tale da essere un fatto acclarato, evento che deve avere anche delle testimonianze dirette, fatte da soggetti che hanno effettuato l'avvistamento, evento che deve avere anche delle testimonianze di soggetti che da remoto abbiano assistito all'evento. Assioma numero 7, esiste una correlazione inversa tra rumore umano ed impronta aliena. Tale correlazione inversa indica l'esistenza del principio di neutralità. Sinché gli alieni potevano mascherarsi in B, allora potevano essere anche pubblici e non influenzare il proprio oggetto di studio. Un Deo concede se come gli pare conoscenza, minimizzando l'influenza diretta sulla cultura oggetto di studio. Un Deo avrebbe incamerato il massimo risultato, con il minimo sforzo. Questo implica che saranno pochi i veri casi clipeologici, tali da avere una connessione paleofologica.